È rimasta una coppia in vetta al campionato pugliese di C-Silver di basket. Fatale a Bisanum Sunshine Vieste il derby con Allianz Udas Cerignola, che espugna l'Omnisport dopo un tempo supplementare per l'unica affermazione esterna della 22esima giornata. Prosegue dunque a braccetto la marcia in vetta di Edil Frata Nardò, che ha regolato Liberta Saltamura, e Diamond Foggia vittoriosa su un Action Now trasformata dal neo arrivato Robinson. Il primato virtuale spetta comunque ai salentini, che hanno già riposato e vantano una gara in meno. Buon momento per Webin Angel Manfredonia, che divide il quarto posto con Udas dopo il successo casalingo su Fasano. Consolida il piazzamento ai margini della zona playoff Adria Bari, che batte in Event of Fire Lecce, mentre strizzano l'occhio all'ottava posizione ancora occupata da Juve Trani, che ha riposato, cestistica Ostuni tornata alla vittoria contro Invicta Brindisi, e l'altra cerignolana Ecolav Olimpica, che ha costretto Valentino Castellaneta al nono KO di fila. In coda l'unico sussulto è di Kraibel Francavilla, che si aggiudica l'incerto incontro con Tecno Switch Ruvo, staccandosi dal fondo e issandosi in terz'ultima posizione. In Serie D l'imbattuta capolista Fascorato sfonda ancora una volta il tetto dei 100 punti in casa di Assi Poseidone Brindisi, ma nuova pallacanestro Ceglie continua a tallonarla dopo aver ridimensionato mezzo piano Molfetta. In terza posizione da sola c'è ora anche Despar Murgia Santeramo, unica fra le inseguitrici a vincere nel 17° turno grazie al largo successo su Olimpia Rutigliano. Cadono Masseria Santa Teresa Monopoli, che subisce la voglia di riscatto di Ciaurri Mesagne, e Rosito Caffè Barletta, seccamente battuta in casa di Pallacanestro Lecce ed agganciata da Anspi Santa Rita, che ha sconfitto Calimera. Bene Angiulli Bari contro Aurora Brindisi, così come Virtus Taranto in casa di Club Giganti Cisternino, un successo che vale agli ionici l'aggancio di quella di Coach Marzulli a quota 14.